Bene, buonasera a tutti i telespettatori e anche i radioascoltatori perché Science Web Network è sia radio che televisione. Buonasera, benvenuti a questa trasmissione speciale di Pianeta Oggi Reporte. Siamo in diretta, leggermente in ritardo per un brevissimo contrattempo, ma comunque insomma ci siamo. Sono le 22:03. Allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi do un aggiornamento delle notizie perché c'è una news arrivata poco fa che riguarda il fortissimo maltempo che si sta abbattendo nel Foggiano con piogge continue, chiusa la statale 106 Adriatica e la provinciale 109, chiuso il tratto ferroviario tra Foggia e Termoli, molti binari risultano sott'acqua, si registrano anche molte frane, chiusa anche la statale 272. Al momento si contano 200 persone evacuate a San Marco in Lamis e abbiamo avuto un aggiornamento praticamente circa un quarto d'ora fa, perché sul Gargano si registra una persona dispersa. Sembra che sia un ragazzo di 24 anni, ancora non sappiamo chi sia. Ecco, queste sono le notizie che sono appena giunte. Una piccola parentesi, vorrei ricordare che domani ci sarà a Riccione il premio di Ilaria Alpi. Abbiamo una nostra collaboratrice proprio giù a Riccione, che è Margherita Furlan di Pandora TV. Ricordo anche il sito internet di questa nuova televisione online diretta da Giulietto Chiesa, pandoratv.it. Dunque, detto questo, allora entriamo nel vivo della trasmissione, entriamo quindi nella diretta di Pianeta Oggi Reporter speciale. Io vi presento subito gli ospiti. Dunque, inizierei qui dalla mia destra subito. Abbiamo Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favor Vento Venezia. A seguire l'ingegner Alessandro Pattaro del contratto di fiume, del processo nazionale del contratto di fiume, che adesso andremo a capire bene cos'è e cos'è stato fatto in questo arco estivo qui nel Veneto per quanto riguarda le iniziative del contratto di fiume. Prima però vorrei partire un attimo da Fabrizio per dare un attimo l'idea, la dimensione ai nostri telespettatori su cosa vuol dire avere l'acqua in casa. Faccio un piccolo asterisco. Quella sera del 2007, del settembre del 26 settembre 2007, poi mi correggi se sbaglio perché oggi con le date, ecco, 26 settembre 2007, praticamente alcune famiglie hanno dormito anche fuori casa, se non vado errato. Certamente. Ecco, perché leggendo questa notizia mi è subito, ho collegato automaticamente questa cosa qui, che tra altre cose questa notizia era andata anche in nazionale, o per meglio dire in internazionale, perché era stata detta nel telegiornale Tutt'oggi di TV Capodistria, riportata proprio nel telegiornale di TV Capodistria, che a Favorento ci sono state alcune persone che hanno dovuto dormire addirittura fuori casa. Notizia che è stata riportata dal collega, lo ricordo e che lo saluto, Pino Trani. Dunque, cosa si prova a vedere l'acqua in casa, Fabrizio? Diciamo, è un'esperienza che basta che una volta un allagato la vede per la prima volta, ha questa esperienza, non la dimentica più, ecco. E, tanto per essere precisi, nel 2007 siamo stati 6.500 famiglie colpite e allagate. Ripeto, 6.500 famiglie. Pertanto è stato un evento eccezionalissimo, anche se noi erano già 30 anni che si continua a essere allagati, va bene, e dovuto alla cementificazione, e lo stiamo vedendo dal 2007 e si ripete da ogni parte, perché in realtà vediamo che non c'è stata regione che non sia stata colpita. E per questo dico solidarietà, diciamo, agli ultimi eventi, ma vediamo che il comportamento comunque negativo che sono stati in questi ultimi 30-40 anni di cementificazioni, di non rispetto dell'ambiente, adesso
vediamo e anche saremo molto in difficoltà a rimettere a posto velocemente una situazione che inoltre il clima, il tempo meteorologico non aiuta, perché sì, si inventano comunque sempre nuovi termini. Adesso ci sono le bombe d'acqua, poi ci saranno i bombardamenti, non so di cosa, ma in realtà stiamo pagando in tutta Italia la stessa cosa. Cioè, di non tener conto che i fossi, ripeto, i fiumi e le fognature comunque ci sono, perché hanno un grande senso quando ci sono questi fenomeni molto copiosi, perché quando non piove il problema effettivamente non si presenta, nel senso che uno vede un fosso vuoto, vede e dice: ma cosa, ma anche se sparisce questo fosso, a cosa serve? In realtà tutta la rete di fossi, e poi vengo al contratto di fiume, ecco, tutta la rete di fossi, che le sedimentificazioni barbare, poi senza tener conto di livelli, nel senso che dove si poteva si costruiva, anzi meglio ancora, perché in quelle zone un po' che erano rimaste saggiamente i nostri vecchi, va bene, non le avevano urbanizzate, appunto perché venivano allagate, ma gli ultimi 30 anni non c'è stato questo rispetto. Ci sono le pompe, c'è l'energia elettrica, risolviamo tutto, e non è vero. Se poi sparisce l'energia elettrica, in quel momento sì, blackout, esatto, e infatti ti accorgi che le pompe non funzionano quando ti servono. Io passerei proprio, dico questo, noi allagati con i contratti di fiume, adesso ce li spiegherà l'ingegner Pataro Alessandro, va bene, con i contratti di fiume noi qui 6.500 allagati abbiamo una grande opportunità che il problema possa, il problema nel senso che essere risolto proprio da questo tipo di percorso che è iniziato qui da noi già da un anno e mezzo, diciamo. Adesso io, Massimo, direi che l'importante invece è proprio sì, avere un metodo o un qualcosa per poter gestire tutto i 40 anni di ritardo che abbiamo. Tanto ecco, grazie alla tua spiegazione abbiamo dato un po' l'idea, l'immagine al telespettatore di cosa vuol dire trovarsi l'acqua in casa, l'acqua addosso, insomma, cioè, poi per non parlare di danni, eccetera. E dei morti che ci possono essere, sì, perché sì, ad ogni allagamento, ad ogni alluvione, c'è comunque il rischio di morti, va bene, perché l'acqua non si sa dove va, quanta ce n'è, e poi diventa imprevedibile. Perché... Ecco, e allora io vorrei qui collegare subito l'ingegner Alessandro Pattaro. Fabrizio ha toccato il discorso dei fossati. Possiamo dire, ingegnere, che il contratto di fiume inizia proprio dai fossati? La tutela dei fossati, i frontisti che sono a ridosso del fossato, quindi da lì, tra i frontisti che sono di fronte a un corso di acqua un po' più grosso, tipo un canale, un fiume, o addirittura anche a una foce o a un lago, ecco, perché il contratto di fiume non vuol dire solamente dei fiumi, ma dei fossi no, o dei laghi no, ecco, possiamo ecco spiegare questo concetto? Sì, allora, beh, innanzitutto saluto anch'io sia Rosario, da parte, ecco, in regia, e poi tutti i telespettatori, gli ascoltatori, gli amici che questa sera si sono sintonizzati su questa trasmissione per ascoltare un po', ecco, le nostre divagazioni sul tema del contratto di fiume, ma anche per portare qualche novità, qualche notizia su questo processo che sta suscitando da una parte curiosità, per qualcuno insomma guarda questo processo anche con un po' di apprensione, di timore. Ma insomma, diciamo ecco prima di tutto che cos'è un contratto di fiume. È un processo con cui una comunità, che è costituita naturalmente da soggetti istituzionali che hanno una competenza nella gestione del territorio, ma anche da soggetti non istituzionali, cioè le associazioni, la comunità scientifica, i singoli cittadini, ecco, è un'alleanza fra diversi soggetti, il cui scopo è quello, alla fine, di migliorare il territorio, quindi
che sia il lago, che sia il fiume, che sia il bosco, che sia il fosso. Quindi in realtà è un processo con cui si ha una gestione condivisa del territorio, è un processo che si chiude alla fine con una deliberazione. Quindi prima c'è una fase importante conoscitiva, una condivisione del quadro conoscitivo, perché naturalmente ciascuno di noi è portatore di conoscenze, di saperi diffusi, quindi è importante che naturalmente tutti questi saperi, alti e bassi, diciamo così, ecco, siano condivisi, ci sia una condivisione e una capitalizzazione di questi saperi, di queste conoscenze. Una volta che questa, la conoscenza significa condividere la percezione e il dato puro, diciamo così, sulle criticità e sulle valenze che offre un territorio, il fosso, come la siepe, come... Quindi condividere il sapere, poi c'è una seconda fase, una volta che abbiamo condiviso la conoscenza, una seconda fase che potremmo dire progettuale, si condivide una visione sul futuro, su come si intende tutelare il territorio da qui a 50 anni, e poi invece una terza fase progettuale pura, in cui si elabora insieme, sulla base, no, delle conoscenze acquisite e di questa visione sul futuro, si condivide un piano di azioni concreto che deve essere realizzato in 3-4 anni. Si parte naturalmente dalla valorizzazione della comunità, ecco, quindi è importante naturalmente che la comunità si riconosca nel territorio, e quindi naturalmente bisogna prendersi cura del territorio che si conosce, quindi si parte anche dal fosso, dalla siepe, dal canale, dal fiume, dal bosco, ecco, quindi naturalmente da quegli elementi, da quegli ambienti che sono più prossimi, perché l'importante è anche che ci sia un recupero, come dire, dell'identità, ecco, no? della comunità. Molto spesso ciò che registriamo è il fatto che c'è un'alienazione totale del cittadino dal territorio in cui è nato, ecco. Quindi se, in realtà non è proprio così, ecco, perché è stato constatato da un punto di vista antropologico che comunque il cittadino individualmente avverte questo bisogno di andare a recuperare il rapporto con l'ambiente, ma è come se sono le dinamiche sociali, l'urbanizzazione, che ci allontana dal territorio, il turbinamento dei fossi, il consumo di suolo, ecco, questi fenomeni, diciamo così, sociali ci allontanano dall'identità del territorio. Ecco, noi abbiamo bisogno anche di avviare un processo culturale. Per questo, ad esempio, nel contratto di fiume Meolo Valle Musestre, noi vogliamo e abbiamo tentato, e lo stiamo facendo, portiamo la comunità sui fiumi, quindi a ritrovarsi lì, a ritrovare quelle che sono le origini della comunità, della civiltà, anzi, perché la nostra è una comunità anfibia, lì sono le origini della nostra comunità, nasce attorno ai fiumi. Quindi questo distacco deve essere colmato, questo spread, ecco. Dobbiamo riportare la comunità sul fiume, ed è la ragione per cui facciamo le esplorazioni dei fiumi con un metodo, con tecniche consolidate, no? In cui si fa il censimento, si fanno i censimenti delle criticità e delle valenze, ma poi sempre accompagniamo anche con un'attività culturale, per dire che qui è la vita, quindi con dei concerti, con anche dei momenti conviviali, quindi il pranzo, la cena, e poi parte invece l'aspetto scientifico. Ecco, ricordiamo infatti proprio una o due domeniche fa che c'era proprio un concerto all'alba, avete aspettato l'alba, no? Vicino al fiume per insomma, sentire il nostro il territorio, no? Quindi questo momento artistico-culturale. Ecco, come ha reagito la gente in quel momento? Come, che facce vedevi? Che psicologia c'era, insomma? Erano entusiasti, erano un po' assonnati, un po'... Che energia ci vedevi attorno a quelle persone? Io ho visto delle fotografie che purtroppo non ho potuto essere presente come normalmente sono, ero con la TV, con da oggi e sai, sono ben lento, però dalle fotografie, insomma,
ho visto che soltanto c'era un bel po' di persone, ecco, cioè è sentita questa cosa qui, sebbene bisogna alzarsi presto la mattina, faceva freddo perché abbiamo visto che non era un agosto ma era quasi un ottobre, si può dire, quindi era un po' fastidio magari alzarsi presto, far freddo, venire lì, però la gente c'era. Come hai vista, come è stata, che risultati, che valutazioni possiamo dare a questa cosa, a questa iniziativa? Ma tanto non è stata isolata, no? Perché era una delle tante iniziative. Vorrei ricordare che, ad esempio, a luglio abbiamo celebrato il Jump, no? Il Big Jump, quindi abbiamo riportato la comunità anche a fare il bagno nel fiume. Abbiamo aderito a questa campagna internazionale con cui rivendichiamo la balneabilità dei fiumi, ed è mi sembra il 13 luglio. Il giorno internazionale, ecco. E quindi abbiamo portato la comunità a fare il bagno sul fiume, in questo caso era il Musestre. Proprio alle sorgenti quasi. Alle sorgenti, sì, del fiume Musestre. Ecco, a Carbonera esattamente, la località. Ma abbiamo accompagnato ad altre proposte, ad altre attività culturali, quindi il concerto all'alba, e ancora poi abbiamo celebrato declamazioni, poesie, canti, anche un convegno. Una serie di attività che noi facciamo, di cui accompagniamo anche l'attività scientifica, quindi da una parte la conoscenza e da una parte invece il coinvolgimento anche poetico, puristico, potremmo dire, no, della comunità. Ecco, in tutti quanti gli aspetti, sia culturali, sia scientifici, sia antropologici. Quindi è importante questo avvicinamento, riportare la comunità sul fiume e dal fiume guardare il territorio. Ecco, la gente come risponde di fronte a queste iniziative? Entusiasta, io che pure, diciamo così, come dice il professor Valerani, vengo da una scienza dura, ecco, non dall'ingegneria, ecco, mi entusiasmo, e quindi in qualche modo mi vedo anche, rifletto, ecco, anche la passione che hanno anche gli altri, insomma, quindi sì, sono molto felice del mio coinvolgimento, ma vedo che insomma trova consenso l'attività che stiamo facendo. Ecco, so che avete controllato anche la pulizia dei corsi d'acqua, dei fossati, dei fiumi. Com'è lo stato dei fiumi per quanto riguarda la pulizia? Allora, ci sono tanti aspetti che riguardano, che descrivono, no? Tanti parametri che descrivono lo stato di salute dei nostri fiumi. Uno, ad esempio, è la qualità dell'acqua, sia in termini chimici, in parametri chimici, sia in termini biologici, no? Ecologici. Ecco, e c'è una metodica con cui si definiscono, ufficiale, ecco, diciamo così, così si definisce lo stato di salute dei nostri fiumi. Entro il 2015 noi dovremmo, secondo le normative europee, dovremmo assicurare il buono stato ecologico dei corsi d'acqua. Per adesso corsi d'acqua del Neo del Valle Musestre, che però hanno una sola stazione di campionamento da parte dell'acqua, quindi sulla parte di 20-30 km, ecco, quindi probabilmente non è sufficiente, ma insomma segna uno stato di ecologico, ecco, buono, anzi no, scusatemi, sufficiente, quindi non riusciremo a raggiungere probabilmente appunto questo buon stato ecologico di corsi d'acqua. Poi naturalmente ci sono dei tratti, probabilmente quello in cui prossimità delle sorgenti, in cui si presume, ecco, abbiamo percepito, ecco, che lo stato della qualità dell'acqua fosse buono, ecco. Quindi direi che in prossimità delle sorgenti forse gli scarichi sono limitati, e quindi si percepisce, ecco, un buon stato dell'acqua. E poi via via che si discende il corso d'acqua invece si degrada, sì, in qualche modo anche già ci sono dei tratti in cui già sorgente, così abbiamo visto ad esempio il tratto iniziale a Breda di Piave del fiume Vadio, dove ci sono le sorgenti in cui abbiamo documentato rifiuti, proprio anche sulla sorgente c'è un sarcofago di rifiuti proprio... Ah, addirittura sulla sorgente? Sì, questo ad esempio denota il fatto che abbiamo completamente perso questo legame, diciamo così, no, culturale con la nostra civiltà, ecco, con le nostre origini, con la nostra identità, ecco. Quindi con la natura anche, diciamo. Sì, questo sì, ecco. Quindi,
battendo. Secondo te, Alessandro, non è una delle cause che noi abbiamo perso questo contatto sia anche questa vita così frenetica, così stressante, che non riusciamo mai a pensare anche al nostro territorio, a dove viviamo, cioè a pensare al presente, voglio dire. Perché appena hai un attimo di tempo, aspetta perché c'è da fare quell'altro lavoro, aspetta che c'è da sistemare le carte perché domani dobbiamo andare poi negli uffici a sistemare, ecco, poi, perché poi dopo domani inizio a lavorare ancora, finisco le ferie. E alla fine si continua a pestare il territorio senza rendersi conto che stiamo calpestando una ricchezza nostra. La nostra è una vita tutta a motore, ecco, per sì, cui viviamo... Una vita sbagliata, comunque, viviamo, consentimi questa sì, parentesi, che poi è anche il motivo delle nostre trasmissioni, a volte che denunciamo un po' questo malessere, ecco, e quindi tutte le varie... dei vari indotti, diciamo. Sì, abbiamo un po' perso, indubbiamente, il contatto con la realtà, no? Quindi ci muoviamo, recentemente ho letto una frase molto interessante, non ricordo l'autore, ma diceva ma c'è qualcosa di sbagliato in una comunità in cui per andare a correre su una bicicletta statica uno si muove in macchina. No, se devo andare in palestra dove c'è una bicicletta statica, c'è qualcosa che non va. Indubbiamente, insomma, uno dovrebbe andarsi a fare una corsa in mezzo al bosco come facciamo noi con i nostri amici, però probabilmente questo è un rapporto più diretto con la natura. Sì, qualcosa di sbagliato c'è. E attraverso il contatto di fiume noi ristabiliamo di sempre, stiamo cercando di ristabilire questo rapporto con la natura, portiamo la comunità sui luoghi. Ci sono tantissime attività che si stanno realizzando su questo processo. Quindi, vorrei solo ricordare una cosa, oggi proprio, che nell'ordinamento giuridico nazionale verrà presto riconosciuto questo istituto, cioè del contatto di fiume. Proprio oggi è stato... l'emendamento collegato ambientale che diciamo del decreto legislativo 1506, il testo unico ambientale riconosce, introduce questo istituto dei contratti di fiume come strumenti, questo viene riconosciuto come strumenti che concorrono, dice il collegato ambientale, alla definizione e all'attuazione della pianificazione dei distretti idrografici e dalla valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. Questo è l'emendamento collegato ambientale del decreto legislativo 15206, approvato in Commissione Ambiente proprio oggi. Ecco, credo che a tale proposito anche la nostra testata giornalistica pinetoltv.net abbia dato questa notizia. Domanda. Può essere vista questa cosa come un bel passo in avanti? Sì, io ritengo che questa sia una grande conquista per la comunità dei contratti di fiume, ma per la comunità che si raccoglie attorno ai fiumi e che abita questo territorio qui. Sicuramente, perché questo è un processo, quello dei contratti di fiume, di democrazia diretta, in cui la comunità partecipa alla gestione del territorio. La partecipazione è un elemento di sostenibilità sociale, ma io dico anche economica e ambientale, importantissimo. Quindi questo è uno strumento, un contributo importante per avere poi una visione su un futuro più sostenibile. Questo è molto importante, merita tutta la nostra attenzione e anche motivo di ulteriori approfondimenti. Vorrei tornare adesso a Fabrizio Zabeo, che ricordo per chi si fosse sintonizzato da poco sul sito della Benefico per televisione, che lui rappresenta i comitati allagati sostanzialmente, no? Cioè lui nello specifico sarebbe rappresentante del comitato allagati di Fabro Veneto Venezia, siamo nell'interveneziano, nella parte diciamo più orientale della provincia di Venezia. Ecco, questo contratto di fiume, Fabrizio, può essere visto come anche, tra virgolette, una formula di risoluzione per, come dire, una formula anti-allagamento? Senz'altro, perché noi l'avevamo già scoperto e io l'avevo detto all'inizio, nel senso che c'erano mille, diciamo, competenze e poi quando si andava nello specifico zero responsabilità. Tutti gestivano, tutti potevano gestire, però in ultima non si capiva come mai e nessuno era, tra virgolette,
uso il termine colpevole, ma responsabile di ciò. E allora, e poi avevamo anche notato, cioè c'era veramente, non c'era dialogo tra, questo è classico italiano comunque, non c'era dialogo tra i vari gestori, perché facciamo un esempio, quando diciamo vari gestori, diciamo ci sono i consorsi, ci sono i comuni, ci sono, c'è chi gestisce la rete, perché da noi per esempio c'è un ente che gestisce la rete, diciamo, fognaria, e tutti questi, diciamo, gestioni in realtà non possono stare da sole. Avevamo addirittura scoperto che ognuno per conto suo cercava di risolvere i propri problemi, però aggravando in realtà il problema degli altri, nel senso che io qui mi metto una pompa, parlo degli enti, come dire, e butto l'acqua fuori senza neanche avvertire che quando parlo di pompe parlo di idrovore da 1800 litri al secondo. Ecco, e queste cose, tanto per dire che mille competenze, zero responsabilità. Ritornando al contratto di fiume, che noi l'avevamo, secondo me, perché dobbiamo dire che all'estero i contratti di fiume sono già nati da 20-25 anni, che siamo già in ritardo di molto. Bastavano anche 10 anni prima per già risolvere veramente tanto. Perché ricordiamoci che per decenni non sono stati investiti soldi, va bene, per l'ambiente e per la sicurezza idraulica, ma anche per tutto quel che era, va bene, una manutenzione. Altro argomento che avevamo scoperto, cioè la manutenzione non esiste. Non esiste un piano di manutenzione, soprattutto nella nostra mentalità, sicché il contratto di fiume avrà anche questo, diciamo, questa opportunità di iniziare anche a vedere più là e a gestire questa cosa che è sacrosanta. Ognuno di noi in casa lo sa che serve un programma di manutenzione. Partiti già 2 anni fa, credendoci, credendo alla cultura, la cultura proprio del contratto di fiume, e questo ci dà l'opportunità comunque come comunità e come rappresentanti degli allagati o del rischio idraulico, diciamo, di poter anche capire che le cose stanno andando avanti positivamente. Mi sento di dire che abbiamo speranza, diciamo, abbiamo ritrovato quella speranza che oramai per noi allagati, e questo può capirlo solo un allagato, perché è difficile spiegare quelli che subisce, il dramma che subisce un allagato, va bene, ecco, poi siccome tutto nasce in un momento e uno si ritrova, va bene, veramente, come abbiamo visto, come vediamo scene, le vediamo ultimamente ripetersi dappertutto, ma tra virgolette, permettetemi il termine, è ovvio, perché il comportamento è stato lo stesso in tutta Italia, sembra pianificato al negativo. Ecco, adesso ci ritroviamo con questi problemi e dovremo risolverli. Il contratto di fiume ci dà questa grande opportunità. Allora, sono le 22:32 in questo momento, ricordo che state seguendo Science Web Network Televisione, questa è una trasmissione speciale di Pianeta Oggi Report, stiamo parlando della tutela ambientale, della tutela del nostro territorio, del
il nostro corso d'acqua che passa vicino le nostre abitazioni. Ecco, io chiedo alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno, se naturalmente hai delle domande da fare, delle curiosità, intervieni pure dalla regia, che noi siamo qui, come dire, aperti a qualsiasi domanda, Rosario. No, per il momento no, non è nessuna domanda da parte della regia. Allora noi proseguiamo. Proseguite tranquillo, perché stavo seguendo più che altro quello che diceva Fabrizio adesso, però ce l'ho vaga così nella mente, perché c'è sempre la questione che si parla sempre di diciamo, si fanno tante discussioni non a livello locale, insomma a livello centrale, ma poi combinano sempre troppo poco, insomma, perché io guardo un po' la parte pratica, scusami Fabrizio, che mi interessa, per questo mi interessava. So che ci sono delle novità bellissime, cioè spero bellissime, vero ingegnere Pattaro, riguardo la questione, quindi vorremmo sentire tutto, insomma, far sentire a chi ci ascolta e a chi ci vede, insomma, soprattutto questo contratto, perché credo che sia forse una delle poche cose che siano state fatte positive negli ultimi anni, o mi sbaglio? Sì, hai detto bene Rosario, una delle poche cose fatte bene in questi ultimi... Aggiungerei costrette, è l'Europa che ci costringe, meno male che è meno male che siamo in Europa, perché l'Europa ci costringe a dover, almeno nel 2015, iniziato un percorso, e passo la parola ad Alessandro, che ci spiega questa cosa qua che è importante, anche perché chi ci ascolta vada a vedere in internet cosa vuol dire il contratto di fiume, perché il contratto di fiume è in tutta Italia, ognuno ha un fiume e si interessi, e si deve interessare a verificare se per quel fiume c'è questo impegno, perché il contratto è un impegno che si fa con la comunità, con gli enti, con i comuni, dove si inizia un percorso. Cogliendo diciamo la palla al basso che me la sta passando Fabrizio, no? Allora ecco, ti chiedo Alessandro, nelle altre regioni, perché noi stiamo facendo vedere delle immagini qui dal nord-est, dal Veneto in modo particolare, ma in altre regioni si comportano come noi, che escono, vanno a vedere qui lo stato di fiumi, si incontrano, fanno dei dibattiti, eccetera, oppure siamo solo noi qui nel Veneto? Allora, ci sono anche sensibilità diverse e anche modi diversi di interpretare questo processo. Ad esempio, c'è una scuola che potremmo chiamare belga, che punta molto sulla partecipazione e sul contributo che la comunità può dare al monitoraggio anche dell'efficacia delle azioni previste dal contratto di fiume. Poi c'è una scuola più francese che invece è più burocratica, più istituzionale, più concertativa. È già un progresso, diceva prima Fabrizio, le mille competenze, le zero responsabilità. Spesso naturalmente ci sono enti le cui competenze confliggono, no? Si sovrappongono. Il fatto che si concertino le azioni, no? Che quindi la mano destra sa quello che fa la sinistra, è già un progresso. Ma non è, come dire, lo spirito autentico di questo processo. Perché l'Europa, diceva sempre prima Fabrizio, ci insegna, è un faro di civiltà su questi temi, e ci dice che la condizione, diciamo così, necessaria perché vi sia un processo, un progetto, una programmazione, un piano sostenibile, è che vi sia la partecipazione. Necessaria, forse non sufficiente, ma necessaria. Quindi è un aspetto, questo della partecipazione, molto importante. Ed è per questo che alcuni processi, ecco, in Italia, io penso che il contratto di fiume sono autenticamente partecipativi, altri hanno questa vocazione più concertativa. La scuola lombarda, la scuola proprio piemontese, che sono fatte le prime, ecco, probabilmente loro sono un po' più, come dire, hanno,
hanno subito un po' più l'ascendenza della scuola francese, ma in Italia si sta consolidando invece un altro filone più innovativo, che è quello, potremmo dire, della scuola, adesso non so dire una scuola, ma insomma, più partecipativo, in cui la presenza della comunità scientifica, delle comunità di base è maggiore, si fa sentire, c'è una proposta che viene dal basso, importantissima. E da questo punto di vista, adesso mi permetto anche questa citazione perché oggi ne parlava Magrelli, insomma, ma è importante che processi come questi non insegnino una metodologia didascalica, si fa così e così, cioè, è importante, da questo punto di vista, che si eserciti una funzione pedagogica, ma dove l'insegnamento non significa riempire dei vasi, direbbe Yates, ma significa accendere un fuoco. Quindi noi dobbiamo riportare, accendere un fuoco, la passione anche per il proprio territorio, no? Questo dobbiamo fare, quindi dobbiamo accendere la passione. Quindi anche i processi di contatto di fiume devono essere sperimentali. Quindi non bisogna applicare pedissequamente, no? No? Cioè, non hai via dicendo. No, bisogna. Ed è importante, ad esempio, la cosa che abbiamo fatto noi come contatto di fiume, il mio Vario Musestre, per la prima volta abbiamo applicato una nuova metodologia a questo processo, una metodologia partecipativa che si chiama Open Space Technology, ed è la prima volta in Italia che viene applicata questa tecnica che punta molto sulla responsabilizzazione di chi vi partecipa, sulla valorizzazione della creatività, della spontaneità. Quindi tra le tecniche, tra le diverse tecniche di interazione costruttiva, questa era proprio quella che puntava di più, no? Sul coinvolgimento, non sulla proposta, però insomma, sul coinvolgimento della capacità analitica e percettiva della comunità diffusa. Sì, quindi apertura di spazi. Sì. Sì, questa tecnica si chiama così perché in realtà c'è una disposizione anche attorno allo spazio vuoto di tutti quanti i soggetti che vi partecipano, che formano l'agorà, e tutti alla pari. Questo nel senso, al centro della platea, al centro diciamo così, dell'agorà appunto, sì, c'è uno spazio vuoto, ma tutti intorno sono seduti tutti quanti i partecipanti, sia amministratori, sia rappresentanti della società civile, sia istituzioni, insomma tutti sullo stesso piano. Quindi non c'è una visione cattedratica, ma tutti sono, quindi anche questo è il senso, diciamo così, no, di equità, di eguaglianza, di solidarietà che c'è fra le comunità. Allora, veniamo a una penultima domanda, perché vedo che il tempo a nostra disposizione inizia, come dire, ad accorciarsi sempre di più inesorabilmente. Allora, Fabrizio Zabeo, ritorniamo a te. Quali sono i problemi ancora da risolvere qui nel Veneziano? Ad esempio qui a Favorvento tu sei il rappresentante di questo comitato, che è una delle zone che ha avuto più problemi. Dico che ha avuto perché qualcosa è stato messo in sicurezza. Sì. Ecco, ci puoi fare un check-up finale, anche per così informare gli allagati che sono sintonizzati, giusto per dare un'informazione agli allagati, insomma, perché questa è anche una trasmissione di servizio, poi oltretutto. Sì, prego. Sì, innanzitutto ci si è accorti, noi abbiamo la fortuna ancora di avere, diciamo, attorno a quello che può essere il centro storico, abbiamo ancora la fortuna di avere dei campi, strade parzialmente, diciamo, costeggiate da fossi, più o meno importanti e più o meno purtroppo trascurati. Allora, scusa una parentesi, perché a volte l'abbiamo constatato insieme quando siamo usciti nei diversi fine settimane, perché lo ricordo qua Fabrizio ha, non so quante volte ha praticamente usufruito del sabato e della domenica proprio per fare un check-up sulla situazione idrogeologica del territorio locale, no? E vedevamo in alcune strade che ad esempio dopo un'acquazzone alcuni fossi erano pieni di acqua e 20 metri più avanti, ma anche meno, lo stesso fosso era secco, ma secco completamente. Ecco, una fila parente giusto per far collegare il telespettatore. Sì, sì. Voglio riportare, diciamo, la mia esperienza nel mio
secondo me, l'esperienza che abbiamo sul territorio italiano. Nel dire che la grande opportunità che vediamo in questo momento è di ritornare a fare un'analisi di come mai siamo arrivati a questo punto. Io parlo sempre e spesso di fossi, di tombini e di fognature inadeguate, perché in effetti quando si è portata la cementificazione, se c'è un aspetto che non si è tenuto conto, è stato, va bene, l'adeguare, va bene, le fognature, anzi molto spesso quelle erano quelle vecchie, fatte 30-40 anni prima, è per quello che dico, c'è stato un fai da te così, ognuno faceva quello che voleva e nessuno lo osservava. Era un fattore culturale, cioè oramai mancava una sensibilità, una cultura, ma l'abbiamo visto in ogni aspetto. E ritornando al contratto di fiume, se guardiamo bene, tutti quegli aspetti che noi ci siamo dimenticati, perché contratto di fiume vuol dire rivedere il paesaggio, rivedere l'ambiente, rivedere anche chi parla per gli animali, chi è, rivedere tutti questi aspetti, che è praticamente ritornare al naturale, senza l'uso di troppi, va bene, perché tutto è stato risolto con ma mettiamo una pompa, ma mettiamo un chiusino più grande, ma mettiamo uno sbarramento, ma no, tutto in maniera, diciamo, automatico, che poi quando scopriamo che gli automatismi non è che funzionano sempre e soprattutto hanno bisogno di energia e di anche tante altre cose che ho già ripetuto, che è la manutenzione. E il contratto di fiume, ripeto, è una grande opportunità per noi allagati, per noi, perché c'è attorno a questo tavolo chi si interessa e chi vuole ascoltare, vuole sentire come vengono risolti i problemi del rischio idraulico. Per noi allagati, il nostro tavolo, il nostro, ecco, è come, diciamo, rischio idraulico. Cosa possiamo fare per migliorare? E da qui, va bene, al fiume, al fosso, al canale, al rio, al chiusino, alla fognatura, va bene, c'è il contratto di fiume. E vediamo che finalmente, quello che non c'era anni fa, finalmente, come diceva Alessandro, gli enti, la mano destra, finalmente, diciamo, va bene, ritrova la mano sinistra, perché prima neanche quasi non teneva conto. Ecco, che ritornando vedo che la sensibilità, diciamo, dei fossi deve ritornare, e l'utilità come invaso, come capacità, ma anche come capacità di trattenere l'acqua e far sì che l'acqua possa penetrare nel terreno, va bene, anche lentamente. Perché un fosso non è che deve portare via l'acqua velocemente, è una rete praticamente che ha la sua funzione, ha molteplici funzioni, tra le quali anche quelle del rispetto degli animali. E questo è stato un ragionamento di Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Vaganti di Veneziano, che effettivamente, come si suol dire, non fa una piega, è stato proprio completo. Ecco, in conclusione, l'ultima parola a te, Alessandro. Un resoconto di tutte le varie iniziative che sono state fatte in questo arco estivo. Quali considerazioni? Arco, siamo d'accordo, estivo non lo so, perché non so che questa non è stata con un'estate, diciamo in questo arco di tempo. Ecco. Prego, Alessandro. Allora, beh, innanzitutto in Veneto sono attivi diversi processi di contratto di fiume. Io, come coordinatore tecnico, ho seguito il contratto di fiume Emilio-Romagna Museste, dove abbiamo fatto una serie di attività di esplorazione di nuovi corsi d'acqua, ma poi c'è il contratto di fiume Barzenico, Cellino, di cui sia Fabrizio ed io facciamo parte del coordinamento del forum, quindi delle associazioni, ecco, per il contratto di fiume, non solo le associazioni, perché in realtà la nostra proposta abbiamo aderito anche la provincia di Venezia, il comune di Venezia, Veritas, quindi ecco, qui rappresenteranno anche una componente importante dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista degli enti di governo del territorio.
Ecco, quindi poi è stato finanziato dalla Regione del Veneto un terzo processo del contratto di fiume Foce-Delta del Po. Questi sono i tre tipi. Poi ce ne sono anche altri non finanziati direttamente dalla Regione del Veneto che sono comunque attivati. Tra l'altro, vorrei ricordare, insomma, non so se do un'esclusiva, comunque in anteprima, questa notizia, che in realtà finanziati perché allora, ad ottobre, la Regione del Veneto aveva bandito un concorso. Quindi si erano presentate 13 istanze più o meno e tre sono stati i processi che sono stati premiati, diciamo così, finanziati. Ma adesso la Regione, non vorrei essere malizioso, ma siamo in prossimità delle elezioni del 2015, ha messo a disposizione un altro po' di soldini, ecco, per finanziare anche, forse anche le altre. Quindi io dico anche alla comunità, se ci sta ascoltando qualcuno, ad esempio io stesso sono stato promotore di un'altra istanza per il contratto di fiume Mema e Nerbon, che era stato il primo attivato in Veneto, e speriamo che anche arrivino i finanziamenti anche per quello, oppure per il contratto del Sile, oppure per i tanti altri, ecco, il contratto del Piovevo. Ma a parte questo, ecco, vorrei magari dare qualche ulteriore notizia, se mi permetti, su quelle che sono le attività future che ci aspettano da qui a qualche giorno. Hai tutto lo spazio, abbiamo ancora buoni 10 minuti. 10 minuti, ecco. Allora, bene. Vorrei dire che noi abbiamo cercato anche questa sera di sperimentare anche nuove forme di comunicazione, no? Sia con la nostra comunità, ma potremmo dire, se ci ascolta, anche con il fiume, no? Quindi noi cerchiamo di stabilire anche un nuovo rapporto con questo ambiente, spesso obliterato, spesso dimenticato, degradato, dominato, no? Spesso, Ah, sì. vabbè, nascosto, ecco, inquinato. Merlo la dice lunga in questo. Il Vaglio, ad esempio, recentemente abbiamo assistito e documentato anche un fenomeno di inquinamento, ecco, sul Vaglio, e vabbè, insomma, poi su questo c'è potremmo dire, anche un'ampia cronaca di questi giorni. Sì, ho Ecco, visto. Esatto. però volevo anche ricordare, ad esempio, altre forme di comunicazione esperienziale, ecco, interessanti, quella, ad esempio, che pratica uno dei nostri amici, ecco, che partecipano all'attività del contratto di fiume del Mazzenego, che è Francesco Panteghini con la sua associazione, che fanno delle pratiche, diciamo così, di meditazione sulla forma dell'acqua. E il 7 di settembre, alle ore 15, ecco, faranno un incontro di geomanzia esperienziale sul fiume Mazzenego, un tentativo appunto di riscoprire queste nuove forme, diciamo così, di energia. Di ristabilire un equilibrio con le forme di energia del territorio, quindi sperimentare anche forme di comunicazioni nuove, ecco, col territorio e con il fiume. Questa è un'iniziativa che appunto si farà il 7 settembre, È quindi un po' una andiamo novità questa che non ho mai sentito. avanti. Sì, beh, non, per noi sì, ma insomma invece per Francisco e per la sua comunità invece ne fanno spesso, ecco, però sono importanti naturalmente divulgare la notizia, ecco. Potremmo di esserci anche noi, vediamo se riusciamo in qualche modo a documentare, a riportare, o comunque se non possiamo esserci, ci troveremo a parlare di questa cosa qua perché. Qui per il nostro territorio è proprio una novità, insomma, per la Sì. gente anche che ci ascolta, io non ho mai sentito fino ad ora. Quindi un incontro di geomanzia esperienziale sulle rive del Mazzenego annuale. Ecco, questa è la cosa. Quindi 7 settembre alle ore 15. Poi c'è in realtà tutto un calendario di iniziative. Naturalmente ci sono i tavoli, i focus group del processo di contratto di fiume Mazzenego, Sellino. Il 10 settembre si parla di fruizione, il 23 settembre, 3 giorni prima diciamo così, dell'anniversario dei grandi allagamenti che colpirono il veneziano, c'è il tavolo sul rischio idraulico, ad esempio, no? Ecco. E poi via via, il 13 settembre io parteciperò, ad esempio, ad un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Ingegneri. E ci sarà allora anche la presenza del professor Bastiani a Vicenza. Il professor Bastiani è il coordinatore del tavolo nazionale di contatti di fiume. Poi il 21 settembre a Mestre c'è invece un'iniziativa del Movimento di Decrescita che in piazza qui, Piazza Ferretto, farà una serie di iniziative con le buone pratiche di decrescita, tra cui ad esempio anche uno spazio riservato ai contatti di fiume, ma non solo, perché si parlerà anche del pane logistico, dell'esperienza politica innovativa e interessante, diciamo, di Padova 2020 a Padova, di Poveglia,
del festival, dei luoghi, delle emozioni, insomma, buone pratiche che riguardano l'area di crescita, compreso anche uno spazio riservato appunto ai contatti di fiume. E poi via via, insomma, tutta una serie di iniziative finché si arriverà al 18 e al 19 di novembre al tavolo nazionale dei contatti di fiume. Qui a Venezia proprio si celebra, sono due giorni dedicati a questa vetrina importante a livello nazionale di tutte le esperienze dei contratti di fiume. Ecco, questo naturalmente sono anche altre iniziative, ad esempio poi c'è il 21 settembre, abbiamo citato, ci saranno le attività del contratto di fiume Mio Lovario Musestre e via dicendo, insomma ce ne sono tantissime. Tenetevi in contatto magari sui siti sia del sito, ricordiamo marzenego.it per il contratto di fiume Marzenego-Sellino, quindi www.marzenego.it, e poi c'è anche la pagina Facebook, quindi cercatela in Facebook, CDF Marzenego-Sellino, e poi ci sono i siti e la pagina Facebook del contratto di fiume Meolo Vallio Musestre, ed è meolovalliomusestre.it, e poi la pagina Facebook appunto del contratto di fiume Meolo Vallio Musestre, CDF Meolo Vallio Musestre. Quindi lì trovate tutte le informazioni, sono sempre molto puntuali, molto aggiornate. CDF per contratto di fiume. Abituiamoci un po' anche a questa sigla, sì. No? Come le sigle dei partiti politici, sarebbe anche altresì, e con più davanti, ricordare adesso questa sigla molto importante che va della nostra natura, quindi la nostra vita, CDF, contratto di fiume. Sì, contratto è una parola che quasi inganna un po', ma si può dire, contratto è un qualcosa di più fiscale, ma in realtà si è usato questo termine per dire impegno, ecco, un impegno, esatto, che la comunità si fa, e si può dire che c'è una partenza e ci sarà un arrivo, ma questo arrivo dovrà sempre, in ogni caso, essere comunque riattivato, portando a cose molto più importanti sempre di più, nel senso che un contratto di fiume non dovrebbe mai finire, se non rigenerarsi continuamente e portare comunque, in ogni caso, sempre a autosostenersi, nel senso di vedere le esigenze, vedere i cambiamenti, e vediamo anche adesso come abbiamo i fenomeni climatici e ci sono i cambiamenti, ecco che dovremo cambiare anche abitudini. E il contratto di fiume, o l'impegno con i fiumi, che sarà anche l'impegno con i fossi, l'impegno con i laghi, l'impegno con l'ambiente, va bene, porterà a questo, a poter discutere pari pari, come ha detto Alessandro, tutti attorno a tutti, va bene, attorno a un tavolo ipotetico, va bene, con la stessa, chiamiamolo, responsabilità, ma anche opportunità. Eh sì, e quindi un ruolo importante lo svolgeranno anche i media per dare informazioni ai cittadini di questa nuovissima cosa che state appunto portando alla luce. E ringrazio i media, adesso ringrazio anche Rosario con questa testata, ma ringrazio i media perché in questi ultimi 5-6 anni l'argomento comunque è stato abbastanza dibattuto e in ogni caso, giustamente, lo vediamo, costretti o non costretti se ne è parlato, ma lo stiamo toccando tutti con mano, anzi, purtroppo. Che a volte poi sistemare bussate, ad esempio, lungo una strada pericolosa, come abbiamo visto l'altro giorno da via Altini, per esempio, no? Ecco, si potrebbe anche acquisire, guadagnarci in sicurezza. Sicuramente, perché io continuo a puntare sui fossi, va bene, perché ho sempre detto, è come un corpo umano, ha le vie, le arterie, che sono i nostri fiumi principali, però senza i capillari, senza le vene un po' più piccole, senza i capillari non avremo vita. Ecco, pertanto noi abbiamo sempre visto l'importanza di un fossato come invaso e come rispetto anche della natura, e questo aspetto,
perché vediamo che in ogni caso riporta una situazione e secondo me la grande opportunità sarà quella, l'opportunità per salvarci, perché non potremo più mettere mano a tutta la rete fognaria. Spero di essere capito in questo, nel senso che non ci saranno neanche le risorse economiche, ma neanche le possibilità con tutti i sottoservizi che abbiamo, vuol dire cavi elettrici, vuol dire gas, vuol dire. Pertanto dovremo solo gestire, va bene, l'acqua che adesso arriva velocemente nelle nostre tubature, dovremo intercettarle prima e solo i fossati potranno salvarci. Solo, vediamo, ecco, questa è una grande opportunità che ci dà anche il CDF, il contratto di sindaco. 2258, ingegner Patto, se vuoi aggiungere qualcosa o chiudiamo qui. Allora, aggiungiamo questo, che dovrei dare spazio a tutte quante le associazioni che ci hanno aiutato e le istituzioni, ecco, anche i consorzi di bonifica che hanno voluto valorizzare anche questo processo. Ecco, magari ricordiamo qualche associazione che non si nominano tanto nei mass media. Cogliamo questa occasione. Ecco, vorrei, sì, diciamo così, via Mestre, ad esempio, vorrei ricordare una delle associazioni che per prima, ecco, ha dato l'opportunità, quindi è stato il crogiolo, ecco, no? Catalizzatore di tutte queste istanze che vengono dal territorio, e all'interno di questi convegni che ha promosso è nata l'idea di proporre poi il contratto di fiume, perché l'idea di proporre un contratto di fiume ce l'abbiamo avuta noi come associazioni, la prima qui nel Margenio, e abbiamo fatto un primo convegno a giugno dopo che ne parlavamo forse da 2 anni a questa parte, no? E lavoravamo questa proposta qui. Quindi vorrei dire, a giugno dell'anno scorso? L'anno scorso, il primo convegno col professor Bastiani. Sì, Mestre Arcandiano. Ecco, quindi diamo un tributo, diamo il giusto elogio alla Storia Mestre, e poi a tutte quante le altre associazioni che poi ci hanno aiutato, la Salsa, di Pino Sartori, diciamo così, poi a vario titolo nei diversi territori. Sì, ne ricordiamo pure. Lega Ambiente, ad esempio, ecco, Open Canola, Open Mind, la FIPSAS, Amico Albero, il Comitato della Rati di Favaro, l'UF, gli altri comitati, Vivere la Laguna, insomma, tantissimi. Sette Nani, Ciclone, perché esistono anche, diciamo così, non solo qui a Venezia, chiaramente, quindi, ad esempio, Open Canola, Open Mind, e di Roncade, Lega Ambiente, tutti i vari circoli, no? Quindi Veneto Orientale, insomma, abbiamo raccolto. Acceggia, no? Veneto Orientale, ecco, abbiamo raccolto tantissime associazioni. E naturalmente istituzioni, quindi i consorzi di bonifica, Piave, Corte di Bonifica con le sorgive, i comuni, la provincia di Venezia, che purtroppo ormai è ad estinzione, ma lì avevamo un grande alleato che credeva molto in questa cosa qui, che c'è cioè ancora chiaramente, ma non so per quanto durerà il proprio impegno come amministratore, che è Paolo Dalla Vecchia, che è l'assessore d'ambiente della provincia di Venezia. Quindi abbiamo avuto naturalmente anche degli ottimi alleati, degli amministratori che hanno creduto in questi processi qua. Questo è molto importante. Sì, lungimirante anche, sì. Perché già 7-8 anni fa, quando siamo stati colpiti fortemente, avevano aperto già le porte, diciamo, dei consorzi, e avevano già capito che il contratto di fiume era un'opportunità, perché era una risorsa che veniva dalla partecipazione ed erano informazioni. Mi era stato fatto questo esempio, ma quando piove noi non siamo in ogni parte. Poi quando il giorno dopo arriviamo non possiamo più capire cosa, comunque, come è andata la faccenda. Voi eravate ognuno sul suo territorio, ognuno può dirci come è andata, ecco, tanto per dire. Sicché abbiamo visto, ci sono state delle persone, devo anche ricordare con Paolo Dalla Vecchia, va bene, anche il dottor Del Rizzo, che adesso, diciamo, ha lasciato questo incarico lui. Ma ci sono state veramente delle persone lungimiranti, sì. Per quello che ci sentite anche abbastanza, in ogni caso, sereni, perché questa grande opportunità ci fa anche essere più sereni. Non c'è più la possibilità di promettere. Noi erano 20 anni che si prometteva, come tutti l'abbiamo visto, promesse al momento, e poi metà ci si... lo dimenticavo, ma non intendevo questo, e poi avanti col degrado. Ecco, in realtà
Il contratto di fiume in questo caso è proprio partecipazione, per questo abbiamo voluto un attimo ricordare tutti, ma tutti a 360 gradi. Sì, sì, perché... facciamo sicuramente un torto a qualcuno perché non abbiamo citato. Sì, però lo spirito era questo. Lo spirito è quello, puoi dire questo, ecco, innanzitutto, questo è uno strumento di cambiamento. Chi vuole il cambiamento mette in atto processi partecipativi come questi. Perché questi sono processi che ti permettono di alzare l'asticella, come dice proprio Paolo della Vecchia, di fare non una mediazione verso il basso, no? Un compromesso, fai una mediazione sulle, diciamo così, verso l'alto, no? Ecco, quindi parti da una base comune, porti in superficie gli interessi e poi fai una mediazione per migliorare le componenti ambientali e socio-economiche del territorio. Quindi questo è un processo importante di cambiamento ed è un processo con cui facciamo alleanza con quei soggetti, con quelle persone che vogliono il cambiamento, come Paolo della Vecchia, pure, insomma, ma anche con altri soggetti, con altri amministratori. Io vorrei ricordare ad esempio Gilberto Daniel, che è assessore del comune di Roncade, oppure Fiore Piaia del comune di San Biagio, Marco Bion e tutti gli altri. Faccio un torto a qualcuno, lo so, però ci sono persone, è giusto che facciamo un'alleanza, una rete, ecco, fra quei soggetti, persone intelligenti e di buona volontà che vogliono il cambiamento. Esatto. Questa è un'altra, diciamo, formula vincente, quella dell'unione, perché la storia si ripete: quando si vuole disgregare delle situazioni o delle organizzazioni, si cerca sempre di dividere le persone, di mettere ad esempio i lavoratori l'uno contro l'altro per indebolire, no? E per cercare appunto poi di fare quello che si vuole dalle volontà che sono molto in alto. In questo caso qui è l'esatto opposto, quindi potrebbe mai dare fastidio a qualcuno, non so dove. Ecco, questo sarà poi motivo di un approfondimento, perché ora siamo ovviamente in ritardo. Bene. Fabrizio, se... No, volevo solo fare l'esempio della coperta stretta. Sì. Prima chi aveva più, tra virgolette, forza, diciamo, di urlare, o conosceva non so che altri meandri, la coperta veniva spostata. Faccio un esempio: ora non è più così, la coperta sarà corta, sarà stretta, ma dovrà essere usata dove più deve e serve. Quello che dici, l'asticella va verso l'alto, nel senso, non potremo più sprecare. Certo. Ecco che per questo ti dico, è importantissimo questo. Possiamo ricordare le sole persone che una è incontrata oggi, e poi l'altra abbiamo citata, Bambino Bizzotto e Andrea Zannoni, che non abbiamo citato prima. Sì, ecco, salutiamo queste due persone, queste due devo dire, grandi persone che ho conosciute anch'io, lo sento proprio ieri, Zannoni, per altre motivazioni. Come ex rappresentante europeo, e Don Albino, almeno Bizzotto, come diciamo rappresentante spirituale, ma non solo, va bene, e portatore, va bene, di oltre che di pace, anche di una nuova giustizia, va bene, che è lì, e bisogna cominciare dal basso ad alzare tutti. Ed ecco un nuovo elemento, quello della spiritualità, perché voler bene al territorio, voler bene alla natura, vuol dire anche essere vicini a Dio, diciamo. Parlo io, diciamo, credente a livello universale, al di là delle religioni o dei partiti politici, queste cose che dividono un po' le genti, però a livello, diciamo, universale, ecco che vuol dire essere vicino, anche perché, insomma, voglio dire, chi ha creato tutto questo ben di Dio, voglio dire, no? Tutto perfetto, eccetera. E noi purtroppo stiamo registrando che l'abbiamo distrutto, che lo stiamo distruggendo, quindi cercare di ingranare una marcia diversa, per non più andare indietro, ma cominciamo ad andare avanti con queste nuove proposte, queste nuove iniziative, vuol dire anche essere vicini poi a Dio, quindi anche possiamo far emergere, portare alla luce l'elemento della spiritualità, della coscienza. E della coscienza adesso, esattamente, perché poi ai nostri figli che territorio li lasciamo. Ecco. Allora, io dico che sì, abbiamo un pochettino sforato Rosario, d'altronde siamo partiti leggermente in ritardo e quindi abbiamo ritrovato quei minuti. Ovviamente ci abbiamo messo in crisi, Rosario, quindi ho già, come dire, in automatico fatto la giustificazione. Hai ragione. Comunque è interessante, non ha importanza se sforiamo. L'importante è dare informazione. Questo è veramente un bellissimo, come dire, un bellissimo discorso. Abbiamo ascoltato dei ragionamenti, delle riflessioni
complete e che vogliono rappresentare una formula appunto per un territorio migliore, per un vivere che possibilità migliore, perché abbiamo, come dire, in questo modo creato un sistema per allontanare tutti i vari disagi dovuti agli allagamenti e a tutto quello che gli consegue. Io non mi resta quindi di chiudere qui questa puntata speciale di Finito di Reporter. Io ringrazio dunque Alessandro Ingegnere, Alessandro Pattaro del contratto Fiume, quindi a seguire Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Legati di Faro Veneto Venezia, questo lo dico per coloro che ci seguono da fuori ambito regionale, qui adesso capiscono in che zona siamo e in quale zona è interessato da questo discorso, e quindi il sottoscritto Massimo Bonella vi dà appuntamento per quanto riguarda il Science Web Network domenica mattina con le prime notizie della giornata in Ecomondo 2000 a partire dalle ore 11. Grazie quindi alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno. Buonasera a voi tutti, gentili signore e signori. A presto.